Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Drum Experiments. Oggi parliamo di cutoff nella musica house e, nello specifico di questo tutorial, della variazione del filtro passo-basso dell'equalizzatore, del modo più veloce di utilizzarlo e delle possibilità creative in relazione al pezzo musicale. Il brano su cui andremo a lavorare è un remix che ho fatto un po' di tempo fa. Ho escluso la traccia vocale per dedicarci meglio allo strumentale. Senza perdere altro tempo, andiamo subito al tutorial. Ok, bene, eccoci qui. Allora, quindi andiamo a vedere direttamente di cosa dobbiamo andare a parlare. Ecco qui quindi la traccia house praticamente che ho scritto. Ovviamente i volumi sono tutti basati chiaramente sul fatto che c'è la voce, la traccia vocale. Ora la ascoltiamo un attimo insieme e poi andiamo direttamente al cuore di questo tutorial. Questo tutorial praticamente ha lo scopo di cominciare a sperimentare delle cose che non ho fatto in realtà quando ho creato e quando ho pensato questa traccia. Quindi andiamo subito a provare un'automazione di cutoff sul pad all'inizio, per intenderci questo pad che è già comunque abbastanza tagliato, soprattutto sulle frequenze alte. Però, se si vuole creare un effetto che magari si vuole lasciare più spazio alla voce, o comunque si vuole lasciare più spazio a qualcos'altro, si può decidere di tagliare il cutoff. Per tagliare il cutoff, basta in effetti andare sullo strumento che abbiamo utilizzato, quindi l'oscillatore o comunque il synth virtuale o analogico che sia, e appunto nel caso dell'analogico, ovviamente con la manopola del cutoff basterebbe appunto sistemare il filtro dove serve, e invece su quello digitale ovviamente abbiamo un altro discorso, diciamo, da fare, che comunque può essere legato pure alla possibilità comunque di creare appunto un'automazione che ogni volta che appunto riproduciamo il brano sarà sempre la stessa. Quindi andiamo subito a vedere come fare però questo discorso su una traccia audio. Quindi un modo molto semplice per poter fare appunto queste automazioni, quindi per poter gestire meglio l'automazione su una traccia audio, è proprio questa: usare questo simpatico plugin che abbiamo qui, che è esattamente il One Knob Filter. Grazie a questo filtro noi possiamo appunto tagliare, in buona sostanza possiamo spostare in realtà il filtro passa basso
come se facessimo questo discorso qui, solo che automatizzare comunque un equalizzatore è molto più difficile rispetto ad automatizzare invece questo singolo plugin. Se io infatti adesso setto il filtro passa basso, qui posso gestire appunto la appunto il cutoff, che in effetti il cutoff sarebbe questo, è un taglio di frequenza, o che può essere appunto il passo basso in questo caso. Ora lo riproduco e lo provo a fare questi spostamenti. Ovviamente sulle alte già è abbastanza tagliato, quindi sicuramente il mio taglio sarà più sulle basse. Per adesso non è cambiato molto. Ora comincia a cambiare dai 1000 in giù, o diciamo un po' di più, insomma, dai 2000, diciamo, da 2000 comincia a cambiare. Fino a quando non sento totalmente nulla, o comunque qualcosina. Ok. Ora vi dimostrerò invece con il One Knob, che è molto più semplice. Ecco qui. Farò la stessa cosa. Partirò con tutto il filtro al massimo e poi taglierò. In effetti gli dà anche un po' di carattere, gli dà anche una sottile distorsione. Posso modificare anche la risonanza. Ora è diminuita di molto. Quindi in base a questo anche posso regolarmi il carattere che in effetti potrebbe dare a tutto il brano volendo, perché comunque il brano è tutto incentrato sulla presenza di questo pad. Infatti è presente per tutto il brano. All'inizio è molto più basso di volume rispetto a dopo. Infatti, quando poi il brano cresce di intensità, abbiamo una presenza molto forte di questo pad, che però è collegato in sidechain con la cassa in quarti. Io ho creato una cassa in quarti proprio dedicata, kick sidechain, che praticamente non si ferma mai. Su tutti i quarti la cassa suona continuamente. E ho collegato appunto con il sidechain il basso e questo Atmopad. E quindi questo dà praticamente la linea di accordi sotto il brano in pratica. Se levo questo si svuota di parecchio. Quindi, in buona sostanza, è l'unica linea di accordi che c'è nel brano. Quindi, adesso andiamo a vedere proprio praticamente quello che possiamo fare con questo filtro. Potrebbe essere una cosa bella automatizzare il filtro non tanto all'inizio, ora che ci penso bene, potrebbe essere una cosa buona, enfatizzare questo cambio di cutoff, quindi questo filtro passa basso, praticamente sul crescendo prima del ritornello, in buona sostanza, quindi nel passaggio, nella transizione tra la strofa e il ritornello. Ascoltiamolo senza. Ora questo io lo sposto. Sposto il mio One Knob sull'Atmopad.
me lo sposto qui. Così posso cominciare a vedere come può suonare. Intanto lo lascio tutto attivo, quindi tutto aperto. Ecco, già qua si sente un po' di meno perché c'è l'effetto del sidechain che comunque apre e chiude il flusso, quindi il segnale audio in effetti, che poi posso andare anche a modificare, perché chiaramente questo per adesso è esattamente come l'ho pubblicato, però ovviamente posso sempre modificarlo, posso in base alle esigenze. Ora andiamo a vedere man mano come fare. Intanto proviamo a registrare l'automazione in diretta, quindi la muoverò io il fader, quindi la manopola in questo caso, e il Logic mi registrerà la curva di automazione. Proviamo subito a registrarla. Ok, adesso andando sul read la trovo esattamente scritta.